Buonasera a tutti carissimi amici, bentornati sul canale del Briga. Allora, Wagné, noi siamo cresciuti tutti quanti, almeno quelli come me, della mia generazione, siamo cresciuti tutti quanti con il nostro Carlo Pellegatti, che è stato... abbiamo praticamente vissuto tutte le nostre grandi vittorie con le sue esultanze memorabili, abbiamo condiviso quei momenti praticamente con lui, con le sue leggendarie esultanze, ok? Quindi siamo tutti quanti legati a Carlo, eccetera. Però Carle, Ma stai a fare proprio a battè. Me le stai facendo gonfiare come due mongolfiere. Cioè, ma puoi farmi capire una cosa, Carlo. Cioè, detto fra noi, ma ci te conosci. Vabbè, io faccio finta che ci conosciamo. Ma gomenziamo questi video, prendete il pennarello, cancelliamo quell'altro. Allora cancelliamo Milinkovic Savic, perché costa assai e prende troppo. Milinkovic da un anno dalla scadenza. Si diceva che con una trentina si potesse liberare, a un anno dalla scadenza, 30 milioni Milinkovic Savic, e roba a chi andava la vita. Costa assai e prende assai. Cancellare, prendi il pennarello, cancellare. Poi andiamo avanti. Frattesi, costa troppo, cancellate. Manco Frattesi, dove sta il suo spotacate? Cancellate, no, leave. Asensio, costa assai. Yazze, regala di Asensio. Prendi assai Asensio, cancellate. Prendi il pennarello, cancellate. Babun, cancelliamo Milinkovic, Frattesi, Asens, Babun, Firmino, prendete il pennarello, cancellate. Perché Firmino non è buono? Perché? Te lo capi drizzo? Non so, c'hai i denti troppo bianchi? Fammi capire un modo in quali non si capisce. Prendete il pennarello, cancellate Højlund. Questo non lo congelate nemmeno, perché questo non sta nemmeno in lista. Non è tipico Macate Maradona. No, quello non è minimamente proprio. Non si può nemmeno ipotizzare che facesse parte di una pseudolista. No, prendi e cancel. Cialtavar Mast, giocatori che stanno in circolazione, tutti quelli che stanno a zero, i grandi giocatori, cancellate. No, prendi assai, quello è bello, quello è troppo brutto. Curte lo capite. A Cina non mi cancellè. Arnautovic non lo cancella, e c'è magari che non mi cancella ad Arnautovic, e ci sono la Pagliacu, ma io me lo prenderei pure Arnautovic, capì, per fare il vice, ma ten 35 anni, stai tutto rotto purito, ma è normale che non lo dobbiamo cancellare, chi cazzo sono la Pagliacu, Cristian, cioè, ma rendiamoci conto, ragazzi, che siamo una squadra che l'anno scorso ha vinto uno scudetto, che per la terza volta si qualifica in Champions, che ci avete rotto i coglioni una vita a dire, ma se non vi qualificate in Champions, ma se non andiamo in Champions, ne abbiamo uscito 3 anni consecutivi in Champions, e quest'anno abbiamo fatto più di 100 milioni andando in semifinale di Champions League, e stiamo ancora qui a dire quello costa troppo, quello prende troppo. Quello è così, quello è colà. E poi chi è che non dobbiamo cancellare? Arnautovic, Orsolin, giocatori di questo. Ma ragazzi, ma stiamo schermando? Ma c'è un Bologna? Ma Bologna sa salvete, per l'opera du Spirit Sand sa salvete. Ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto che io non posso stare a sentire sta roba qua? Poi fammi capire una cosa. Quando dici...
Io non voglio sentire il budget, ma perché, per quale motivo dobbiamo parlare di budget? Quando stavano i presidenti, addirittura Rizzolo, Carraro, ma in quei periodi lì, ma a malapena si poteva comprare un giornale uno per avere una notizia. Figuriamoci se dobbiamo sapere del budget, se adesso viviamo in un altro mondo dopo 50 anni, che cosa c'entra questo ragionamento qua? E poi non è che noi vogliamo sapere il budget, perché... per chissà quale motivo vogliamo conoscere il budget, perché in base al budget uno sa che può sognare determinati giocatori. Diciamo interessa la squadra più forte e si fa la scoperta della Qualcal. Anche a noi interessa acquistare giocatori più forti ed essere più forti dell'anno scorso, ma è chiaro che le due cose vanno di pari passo. Se hai un budget da spendere di 150 milioni, evidentemente i vari Milinkovic-Savic te li puoi permettere. Che ragionamento è? Non è che noi vogliamo sapere il budget perché vogliamo fare i conti in tasca a qualcuno, lo vogliamo sapere per questo motivo. Cioè veramente, ragazzi, ma di ciò stiamo a parlare? Dai, man per le gatte, man, non si dice una puttana, ti può proprio Carlo, tu so di tanto, tu so scritto, ah, vasca sta storia, sempre 1000 o 2000 like, ogni mezzo video, sempre 1000 o 2000 like, e poi no, per esempio, ma c'è questo per esempio, anatele sofesh, vieni qua, giovinazzi, che stanno dei presepi, spettacolare, ma c'è questo per esempio, ogni volta, per esempio, ma stai ma scherzè, ma c'è la terza elementare. Mannaggia Eva, mi sono scritto tu fogliette che mi ero scritto altre cose da dire, mannaggia la musta di Eva, che Eva ne sembrava che Eva, mannaggia Eva, cioè ma è veramente da sì, ma a proprio, muovo di gnata a caos, così non la portiamo troppo per le lunghe oggi. Allora, abbiamo preso Sportiello, che poi ufficiale non è, però abbiamo preso Sportiello, abbiamo preso Camada, che poi ufficiale non è, però abbiamo preso Camada. Si prova a portare a casa Loftus Cheek, che voglio fortemente, sottolineo che voglio fortemente, poi ne parleremo bene di questo giocatore che veramente a me mi impressionò tanto quando abbiamo giocato col Chelsea, eccetera, mi piace a sé, Uvog. Dopodiché, ragazzi, muovo la doghia la notizia qual è, perché visto e considerate cancella là, cancella qua, io vi dico un'altra cosa. Secondo me Sportiello, Kamada, Loftus Cheek, se mai dovesse arrivare, dopodiché aspettatevi, siamo a posto così, è mercato chiuso, è fornisce la casa, dice no vabbè, ma dobbiamo prendere l'attaccante. Ve ho sentito a ma, anche perché avete visto le gatte con che prosopopea, io vi dico, io ve l'ho detto, sono stato il primo, cancellate quello, cancellate quell'altro, sentite a ma, non sentite gli altri, Cristo Madonna. Allora, muovo di ghier, molto fatto ancora. Ma prendiamo questi tre, se li prendiamo, dopodiché siamo a posto così, mercato chiuso, se ne parla direttamente ad agosto, quando vediamo che altro c'è, altro scarpera avanza da mezzo alla strada, e chiedono ma c'è bighier. Ma ci stiamo a parlare, quando vedi la luce a strada. Quando si spegne la luce, è perché è così, è perché è da così. Evidentemente ho detto delle cose giuste, ma... Vabbè, Wagni, questo è quanto oggi, no, perché onestamente non si può cominciare, ma poi a inizio giornata, ogni mattina, appiccio il telefono e parte questa sorta di lista, tu, e scegli, ma una lista, nera, che non si può chiamare, e cangi il code, e leave code, e leave code, e code costa a sé, e code ten la Peter Chet, code ten la Capidriz, code ten l'occhio azzurro, code a biondo, oh, qualche io, ma bigliano! Cud costa se, cud non è buon, cud non mel, ma c'hai ti! Vabbè ragazzi, iscrivetevi al canale, lasciate un like, condividete, forza Lotte vincerai, non ti lasceremo mai, ciao a tutti!